Torniamo a Fucsiapoli. Voglio capire. Cioè, è chiuso sotto lì. Non so come faccio a passare. Ah. Ah, c'è la. Quando è apparso tutto sto pezzo? Aspetta un attimo. Ci avevano detto che al Go Park avrebbero trovato un sacco di Pokémon rari. Invece siamo venuti per niente. Applicazioni di qua, collegamenti di là. E chi ci capisce niente? Ce ne siamo andati con la coda tra le gambe. Miau. Miau. Classico. Forse troviamo il modo di raggranellare qualcosa. Colpito qualcosa di duro col piede. Che sia un tesoro, proviamo a scavare. C'è bisogno di scavare, se l'ha preso col piede. Oh, guarda come luccica, abbiamo trovato un tesoro favoloso. Cos'è sta roba? Una dentiera. Ah, l'abbiamo trovata. Ah, quindi questo è il 19, una dentiera. Sarà anche d'oro, ma non ce ne faccia niente questa roba. No, no, è oro, cosa vuoi che. Solito moccioso, cosa ci fai qui? Non importa, prendi questi. Grazie. Tieniteli pure, non abbiamo bisogno di. Noi abbiamo cose più urgenti a cui badare. Voglio assolutamente lavare le mani, forza, scogliamocela. Ma c'hanno dei problemi mentali questi? Ah, tra l'altro era sotto il centro Pokémon. Cioè io non l'avevo vista sta roba. Come ho fatto a non vederla sta roba? Se sono cieco forte, mi sa. Sa che sono tanto cieco. Ah, signore, c'ho i denti. Sfranks dai denti, vai. Guarda che si mette i denti. Ah, sono pieni di sabbia. Dovresti lavarli in tre. Oh, c'è un coso rotto lì. Grazie mille, comunque. Nessuno capiva niente di quello che dicevo. In quello stato non potevo neanche farmi vedere in ufficio. Aspetta, lascia che ti dia qualcosa per ricompensarti. Completo la safari. È ora di cambiare vestiti. Tu devi insegnare una tecnica segreta molto utile. Spinta. Preferisci il Pokémon impararla. Cos'è spinta? Ah, forse è tipo forza. A volte nelle grotte o in altri posti del genere si trovano dei blocchi di pietra simili a questo. Se vengono spinti con forza, si possono spostare. Se vengono spinti con forza, se si chiama forza, non chiamarla spinta. Ti spiego come fare. Stringi i denti più che puoi e poi spazi il blocco con un colpo solo. Gli hai tirato un calcio. Vabbè. Non capisco perché cambiargli i nomi. Cioè, fai solo un gran casino. Tipo adesso qua in teoria io posso. Sì. Chi è? Sbam. Cosa fa? C'è un Diglett. Sfranks riceve una pipita da Diglett. Grazie Diglett. Ok. Non capisco. Grazie comunque, Diglett. Sì. Ok. Ah, di qua si va. Salve amici. Ok, abbiamo imparato spinta. Però non so se è quella che mi serve a me. Mi serve spinta? Super profumo. Mi serve spinta? No, mi servirebbe surf a me, perché adesso abbiamo bisogno di quella mossa. Più l'età di trovare uno strumento anche. Sì, quella dei cromatici la so. Baccananas diventa più facile ottenere degli strumenti. Sì. Vabbè, ma questi qua mi danno degli indizi del cacchio. Ma che me ne frega, io voglio mosse. Non rompere. Ho bisogno di mosse tipo surf. Anzi, fatemi andare a vedere più che altro, perché magari la trovo qua. C'è lì nel percorso 19. O me la dà lui. No. Questa affitta le case. A parte che dovrebbero esserci diversi Pokémon. Adesso possiamo trovare i Pokémon d'acqua. Cura totale buono. Dovremmo trovare i Pokémon d'acqua che mi servono. Guarda questo. Sfigato. Fuxiapoli isole spumare. No, mi serve. Mi serve. Da cavalcare. Ce l'ho un Pokémon d'acqua? Non lo so. Bisognerebbe vedere anche nel Go Park se c'ho qualcosa. Tipo un Magikarp, me lo sarò trasferito, dai.
Golem resiste al colpo per fare bella figura su Franks. È rimasto con un PS perché deve far bella figura. Mi è andata bene. E perché Star mi rompe il gruppo. Tipo, Venusaur me l'ha devastato con lo psichico. Golem col Surf. Charizard faceva la stessa fine. E ho finito poi. Non c'ho più nessuno. Ok, comunque. No, mi servono. Adesso vado a curarmi intanto. E poi mi servono dei Pokémon per nuotare. Cosa fai, Golem? Ha trovato delle altre rocce. Golem è felice. Cosa hai trovato? Sono contento, Golem, che ti piaccia la sabbia. Fa piacere. Mi ricordavo bene che c'avevo una carpa. Tante carpe, troppe carpe. Dammene una. Tiè. Vai. Bellissimo. Voglio vedere se posso cavalcare Magikarp. Quant'è? 58 PL, non mi dici che livello è? Tanto fa schifo. Oh, di là è? Più in là. Bravo. 58 PL fa schifo. Oh! Carpa! Oh! Tira dritto anche te, che c'è la carpa! Niente. Poi non capisco mai perché la Pokéball non può catturare se rimbalza. Cioè, non è che devi per forza tirargli dritto nella faccia. Anche se rimbalza, lui la tocca e entra. Ma perché non riesce a tirare? Tocca impegnarsi, eh. Ma è una cosa seria questa. Cioè, non è mica. Eh? Qua tocca studiare i vari movimenti del joystick perché. No, non capisco. Sì, comunque, ragazzi, trasferirsi Pokémon da Pokémon Let's Go. No, da Pokémon Go a Pokémon Let's Go. È meglio che trasferirli direttamente da Pokémon Go. Perché guadagni esperienza. Sia qua che là. Dovrebbero esserci. Guarda gli Aerodattyl anche. Appunto, purtroppo c'è stato l'evento adesso, quindi. Diciamo che mi sono trasferito tutti i Pokémon che non mi servivano. Però adesso non li catturo, me ne frega di averli adesso. Vuoi salvare? Non mi interessa. Cioè, adesso non mi interessa avere un Aerodattyl. Tanto spawnano qua. Li troverò prima o poi. Non è quello. Questo cosa fa? Salapras ormai ha i suoi anni, ma ancora un aspetto splendido. Un tempo viaggiavamo per il mondo insieme solcando le onde. Ormai non riesce più a nuotare come una volta. Ah, l'ha messa nella casa di riposo, quindi, capito? Io mi sono stabilito qui per rimanere al suo fianco. Grazie per aver ascoltato la mia storia. Scivolacqua? Ah, è surf! Buono! Ma era qua a caso? Sì, lo vuole imparare Eevee. Non è un Pokémon d'acqua, ma c'ha la tavola da surf. No, sì, vabbè, comunque, raga, era a caso, eh. Non, cioè, io sono venuto qua perché ho detto, questo è nuovo. Basta fare ricetta, cerca di stabilire. Ma pensate. Ma io allora potevo anche non impararla. Cioè, non tutte le mosse vanno imparate per forza. Cioè, per dire, la motonave lì, l'Anna. La imparavo per forza, cioè finito, arrivi dal tizio e lui te la insegna. Fendente lo impari. Anche per forza, perché fendente che poi ti serve per andare a Aranciopoli da Surge. Potrei usarla per cavalcare le onde e andare dove ti pare. Mi ha regalato anche la cosa. Ho capito, ma ragazzi non va bene. Cioè, adesso scivolacqua può essere che non sia importante. Per carità. Cioè, volevi quella Pokéball? Anch'io. Peccato che in realtà sia un Pokémon. Ma non vedi che c'ha gli occhi? Ma che deficiente! C'è che c'ha gli occhi! È il doppio di una Pokéball quel robo! Ma io boh! Ma io boh! Ma comunque scivolacqua. Ok, dobbiamo.
imparato a scivolare l'acqua. Ma allora, cioè, non dovrebbe servire. Perché se è una cosa che serve per il gioco, probabilmente te la mettono obbligatoria. Cioè, io la devo imparare per forza quella mossa. Se no non vado avanti. E non possono nascondermela così tanto. Cioè, quello lì era un tizio lì a caso e nessuno mi ha detto: "Ehi, guarda, c'è il surfista che ti dice: Ehi, guarda, ti impara la mossa." O può essere che magari qualcuno in giro. Dratini. Che ho messo Venusaur apposta. O può essere che qualcuno ti dice: appunto, guarda, c'è il tizio lì che ti insegna la mossa. E io dovrei in teoria parlare con tutti. Ci sta, eh? Però quando inizi a dire devi parlare con tutte le persone della città, no, cioè non lo fai. Un conto è se me la metti davanti, un conto è se è un extra, cioè se io ti dico, allora se te parli con tutte le persone della città, arrivi a prendere un extra, tipo la pepita dietro il Diglett. Grazie, oh figo. Bellissimo. Questa roba, se non ricordo male, c'era anche nel trailer. Però era tipo. Cioè, non nel trailer, scusate. C'era quando parlavano di leak. Vabbè, giustamente sono gli allenatori in acqua. Per questo ho messo anche Venusaur. Perché in realtà volevo gli allenatori. Percorso 20. Ok, che enorme. Oh, bellissimo. I Pokémon che spawnano. Aspetta. Voglio la carpa. Ti prego, dimmi che posso nuotare con la carpa. Metti via questa cosa. No. Non fa un cazzo. Non serve a niente, magica. È inutile. È inutile anche qua. E vabbè. Ci abbiamo provato. Che non si dica che non ci ho provato. Ho visto che di là c'era il tunnel. Credo sia Isole Spumarie. Guarda la carpa che scrausa. Mamma mia. Oh. Servizio ambulante di pozioni. L'aiuto che cerchi a portata di mano. Ah. Ok. Mi ha dato qualcosa. Non so cosa. Però stavo guardando di qua io invece. Allora vai. Stavo guardando che di qua c'è un altro ingresso. Mi sa che non posso prenderlo però, vero? No. No, non da qua. Ok, si trovano i Magikarp, eh? I Magikarp. Non male. Gyarados. Non male. Cos'altro si trova? Staryu. Tentacool. Isole Spumarie. Eh beh, giustamente questi sono i cacchi di Golbat. Antigelo. Ah. Ah, carino. Carino sto posto. Ma io devo girare con la carpa? Adi. Ormai ce l'abbiamo. Sì, vai, spinta. Vai, Ivi. Sboom. Sboom. Che è successo? Cosa sta succedendo? E sto portando giù quel blocco. Per cosa? Per quale motivo? Oh madonna. Ma l'avete visto anche voi quel Golbat che tipo si è ingigantito tutto un tratto? Ok, comunque c'è Seal. Dewgong addirittura. Non male come ghiaccio. Naturalmente è uno dei pochi ghiaccio che ci sono. Ah, fa in automatico anche. Solo l'ha fatto lui. Giuro, non c'entro niente. Cloyster. Cloyster lo voglio.
Cacchio, Cloyster lo voglio. 43. Cacchio, rosso sangue il cerchio. Ci provo. Ci provo, rosso sangue. Vabbè, ho 38 Ultra Ball volendo. Proviamo, dai. Vai, una. Se non te ne stai fermo, Cloyster. Cluster è bello. Fuck yes. Ok. Chissà se selvatici fino a che livello arrivano. Se adesso c'è 43. Che è più forte della mia squadra, tra l'altro, adesso che ci penso. Ok. C'è 43 e se lo metto in squadra è una bestia. Va bene, però ghiaccio non mi serve in teoria. Oh, Tentacool. Ghiaccio non mi serve. Sì, invece mi serve alla Lega. Mi serve dopo. Quindi magari portarlo un po' più su. Attenzione alle rapide, grazie per avermelo detto adesso. Magari portarlo un po' più in su non ci fa del male. Grande perla, buono. Troppe scale. Dai, Ivi. Ci sono troppe scale qua in giro. Ah, ho fatto. Siamo arrivati. Quindi sarebbe tipo da entrare dall'ingresso principale e esplorare tutto. Non so perché ho fatto quel tragitto con le fosse. Ah, ma Dugong spona così a caso. Allora va bene. Se fosse una roba rara. Ok. Sono pieno di robe. Questo è il pezzo da dove sono venuto, tra l'altro. Aspetta. Non è che quello sarebbe un ponte per arrivare di là, vero? No, dubito. Ma sti Golbat non mi interessano per ora. Oh, vabbè. E vabbè. Whee! Ah, siamo tornati dove eravamo. Jinx. Jinx è buono. Penso che Jinx sia il più forte ghiaccio della prima gen. Cioè, quasi sicuramente. C'è un attacco Jinx che è assurdo. Entra, ti prego. Cacchio, lui lo uso. Altro che Cloyster. No. Jinx, entra. Jinx, non fare l'infame. Non so se è un maschio o una femmina. Che sei? Jinx. Non che tiri le sberle. Entra e basta. Entra e non rompere. Ho scoperto che ci sono dei modi per capire quando il Pokémon sta per scappare. Dannazione. Ovvero che fa un'animazione diversa. Come l'ho preso? Dannazione! Non farmi usare le bacche, Jinx. Non le uso le bacche per te. Se vuoi ci sono dei soldi. Ti pago. È entrato. Va bene. Quanto vuoi, Jinx? Dove. Ah no, non ce li ho i soldi. Sto scherzando. Bellissimo, Jinx. Che è forte. Jinx è forte. Magari lo metto al posto di Magikarp. No, però puoi girare. No, Magikarp è bello, dai. Magikarp c'ha il suo fascino. È inutile dire le cose. Magikarp c'ha il suo fascino. Punto. Punto. Super repellente. Che sarebbe da provare. In realtà potevamo andare anche da Sabrina. Adesso che ci penso. Cioè, un Pokémon al 45 ce l'ho. Qua non c'è un cacchio da fare. Sto posto inutile. Pokémon al 45 ce l'ho. Però Sabrina mi scassa. Perché Venusaur me lo scassa. Charizard, molto probabile.
Golem uguale, cioè non hanno, non fanno un cacchio, mi serve quel Gengar il prima possibile. No, Slowbro, non parlo di te. Allora, io ero caduto lì. Quindi se io vado giù di qua, anche perché in teoria mi sa che è l'unica. È l'unica cosa che posso fare, no? Cosa ho fatto? Contro chi? Ah, Slowbro. No, non mi interessi. Sto pensando a sti sassi. Fatemi vedere, perché magari faccio così. C'è un altro Jinx. Aspetta, aspetta. Perché? Ma perché dannazione? Se riesco a portare giù quel coso, in teoria blocco lì la roba, no? Blocco il passaggio. Non è facile perché al minimo errore che fate, dovete rifare il pezzo. Ok, allora questo va giù. E quelli lì non si possono spostare, quindi niente. Io sono caduto qua, li ho bloccato. Questo mi serviva per bloccare la corrente. Ok. Raga. Lì davanti. Ok. Porco. Ok. Mi ricordavo io che era qua alle spumarie. Lo sapevo che era alle spumarie. Però non posso prenderlo adesso. No, raga, non posso. Ah, dobbiamo fermarci qua. Perché io sto andando fuori tempo qua, quindi tra un po' mi si spegne tutto. E se inizio a prendere anche quello è finita. Ragazzi, direi che possiamo terminare qua questo episodio per adesso. E a quanto pare la prossima volta inizieremo la parte con qualcosa di speciale. Qualcosa di raro. Qualcosa di leggendario. Tipo gli spacchettamenti di Clash Royale. Va bene, termino qua. Ci vediamo alla prossima parte su Pokémon Let's Go Eevee. Qui da Lanulf è tutto. Ciao a tutti!